AD 26 marzo 1550, giorno di grazia, fui mi Manfrin Bertin al San Colomban al perdono con tutta umiltà. Questa frase è stata scritta 26 marzo, la data di oggi, ma di 470 anni fa. Quest'uomo si era recato al pellegrinaggio al santuario dell'eremo di San Colombano per incidere questa frase sul muro ed ottenere così il perdono di tutti i suoi peccati. Una data, quella del 26 marzo, che è significativa perché ogni anno dal 25 marzo in poi, in primavera quindi, chi arrivava al santuario a piedi da ogni parte d'Italia, ma prevalentemente venivano dal nord-est, otteneva il perdono di tutti i peccati. Oggi che siamo tutti costretti un po' a fare gli eremiti in casa nostra, ho deciso di parlarvi di un eremo. L'eremo di San Colombano si trova a pochi passi da Rovereto, nel comune di Trambileno. Si erge su una parete verticale di roccia a strapiombo sul torrente Leno. Però oggi vorrei fare un balzo indietro nel tempo, andando non tanto nel periodo medievale e quindi più conosciuto del santuario, ma andando molto molto più indietro, nella preistoria addirittura. Tutto è cominciato qualche anno fa, quando mi recai per la seconda volta in vita mia al santuario e visitai il piano più alto del santuario, dove ci sono delle vetrine con esposti alcuni documenti. Uno di questi era un articolo di giornale, già un po' vecchiotto all'epoca, in cui si menzionavano alcuni cocci, una scoperta tanto meno particolare, alcuni cocci molto antichi trovati in occasione della ristrutturazione della via di accesso che portava al santuario. Nella fotografia si vedevano alcuni di questi cocci e subito capì che la scoperta era eccezionale, perché questi cocci appartenevano come tipologia a un'epoca molto antica, cioè all'età del bronzo. Avevano almeno 3500 anni. Poi da lì partì la mia curiosità e ho cominciato a fare un'analisi approfondita. Innanzitutto ho scoperto che purtroppo quei cocci erano scomparsi. Rimaneva solo la fotografia. Non mi sono perso di coraggio e ho cominciato a studiare la fotografia nei miei particolari e ho datato all'incirca quella tipologia di cocci tra il 1900 e il 1700 avanti Cristo, ossia in un periodo dove da noi c'era una cultura che noi archeologi definiamo dipolada. E questi cocci erano accompagnati anche da ossa di animali domestici. Bene, allora mi sono chiesto subito cosa ci facevano qui degli uomini nell'età del bronzo antico in un riparo sotto roccia accanto all'eremo, così angusto e senza spazi attorno dove potevano coltivare e allevare, perché ricordiamoci che l'età del bronzo, il neolitico, era già passata da un po' e avevano già l'allevamento e l'agricoltura, quindi difficilmente ci si poteva aspettare un insediamento in un posto così angusto. Del resto potevo scartare anche l'attività artigianale, perché non c'erano elementi, non c'erano molti carboni o scorie di fusione, per esempio di attività metallurgiche, non c'erano dati, ma solo cocci e ossa di animali. E scartando varie ipotesi, sono chiesto a un certo punto, e se fosse stato un luogo di culto anche nell'età del bronzo antico? E allora, guardandomi intorno, ho cominciato a notare alcuni particolari. 1. L'esposizione. La parete esposta a est, al sorgere del sole, elemento già lì abbastanza rilevante. 2. Il sito si trova esattamente sopra la confluenza di due torrenti. I due torrenti, che si chiamano entrambi Leno, Leno di Vallarsi e Leno di Terragnolo, hanno la confluenza esattamente sotto a questo piccolo riparo. I luoghi di confluenza dei fiumi e torrenti erano molto importanti a livello religioso, a livello sacro, e nell'età del bronzo non solo, vi venivano deposti spesso degli oggetti, dei manufatti metallici spesso. Ma al di là di questo ci sono anche delle sorgenti molto vicine all'odierna diga di San Colombano e quindi all'eremo di San Colombano. Altro elemento a livello religioso molto importante nell'antichità, la sorgente. Un altro elemento era l'aspetto suggestivo del luogo. Ci sono forre in cui scorre un'acqua blu cristallina veramente incredibile, che ancora oggi ci sorprende quando ci soffermiamo ad osservare il luogo. Detto questo, ho cominciato anche a fare un'osservazione, cioè a osservare il sorgere del sole in vari momenti dell'anno, e ho notato che circa dall'equinozio di primavera in poi, quindi il 25 marzo è una data perfetta, legandoci al perdono di San Colombano, il sole sorge esattamente dentro la forra costituita dalla valle di Terragnolo. Sorge lì e illumina, mentre tutto il resto della Vallasse è in ombra, la parete di San Colombano è illuminata e si forma un cono di luce che via via, passando i giorni, arriva ai primi di aprile a toccare anche le acque del Leno, primo punto in tutta la Vallarsa in cui il sole tocca l'acqua
dell'Eno e dove la tocca esattamente dove c'è la confluenza. Quindi un rituale molto antico. Ricordiamoci che gli astri e il movimento del Sole sono sempre stati molto importanti nell'antichità, in tutte le epoche, ma soprattutto durante queste epoche, il bronzo antico, perché ricordiamoci che Stonehenge è la fase più intensa di costruttiva di Stonehenge, è proprio attorno al 2000 a.C., quindi siamo vicini all'epoca di cui stiamo parlando. A questo punto uno si chiede: ma un luogo di culto 4000 anni fa e un luogo di culto nel Medioevo? Ricordiamoci che l'eremo è stato eretto, almeno da quanto si sa, nel 1200, comunque esisteva già nel 1200 d.C., quindi dal bronzo antico fino al Medioevo non si sa bene cosa sia successo in mezzo. È possibile che ci sia una continuità di culto di qualche tipo? Possibile, le ricerche sono ancora in corso e non vi so dire, però vi so dare delle suggestioni intanto. E il culto legato alle acque e alla pioggia è stato un culto che la Chiesa cristiana ha impiegato tantissimo tempo per debellare, un culto pagano, e alla fine in molti casi ha dovuto assimilarlo, costruendo delle chiese dove prima si praticava un culto pagano, e ci sono tante testimonianze in Europa di questo. Nel 1400, quindi verso la fine del Medioevo, abbiamo la documentazione di alcune processioni che si facevano a San Colombano. In caso di carenza di pioggia, la gente andava per 3 giorni in processione verso il sito di San Colombano e per pregare Dio perché facesse piovere. E questa è una tipica processione di origini molto antiche che mette le sue radici proprio nel paganesimo, in religioni pagane pre-cristiane. Quindi potrebbe essere che anche nel nostro caso di San Colombano sia successa la stessa cosa, cioè la Chiesa cristiana ha sostituito un culto pagano con un culto cristiano. E questo lo dice anche uno storico importante locale che è Carlo Andrea Postinger, che dice che l'eremo di San Colombano, il santuario di San Colombano, non è stata un'imposizione dall'alto della Chiesa, ma è stata una struttura voluta proprio dalla popolazione, che pretendeva ci fosse un luogo sacro in quel punto. Quindi vuol dire che qualcosa di sacro c'era già prima della costruzione dell'eremo, quantomeno nella mente, nella cultura delle persone del luogo. Anche la leggenda, e qui sto per finire, del drago, che esiste una leggenda in loco su San Colombano, che arriva e uccide un drago che infestava le acque dell'Eno avvelenandole. Allora, il drago è di solito un simbolo pagano che viene sconfitto da un santo che ne prende il posto. Quindi, metaforicamente, un santo ha preso il posto di un drago, un eremo, un santuario cristiano ha preso il posto di un santuario, un luogo sacro pagano. Detto questo, prima di salutarvi, volevo darvi una bella notizia perché ultimamente sono venuti a consegnare al museo alcuni, se non tutti, ma alcuni di questi cocci che prima erano scomparsi. In seguito a un articolo uscito sugli annali Museo Ciclo di Rovereto e di alcune conferenze, qualcuno ha ritrovato questi cocci e li ha riportati al museo. E questi cocci sono tuttora in corso di studio. Bene, qui vi saluto e vi auguro una buona continuazione nel vostro eremitaggio.